Siamo a collegarci adesso con un posto lontano lontano, una galassia lontana lontana, con un amico lontano nel tempo, ma in realtà sempre amico. Ci colleghiamo con il Kazakistan, con Almatà, con Giorgio Palazzi. Ciao Giorgio! Veramente, più che Almatà siamo a Karagandà. Addirittura. Perché io adesso ho aperto il ristorante qui, quindi sono un po' impegnato in questa città del nord. Ah, per cui tutto quello che io mi ero preparato su Almatà, che aveva 2 milioni di abitanti, cancello tutto, insomma, va bene. Sta nella tua caratteristica, mi guasti sempre i piani, Giorgio, sono passati 50 anni, ma mi devi guastare i piani per forza, eh? Come stai? Bene, bene, grazie, tutto a posto. Per fortuna la salute, tutto bene. Allora, per non dare ai telespettatori di Rossini TV l'idea che abbiamo sfruttato il canale di Rossini TV per farci un po' i fatti nostri, spieghiamo il perché di questo collegamento. Allora, noi ci siamo collegati con Giorgio Palazzi, che è un pesarese, che nel 92 è approdato, dopo aver girovagato, e questo ce lo racconterà, è approdato in quel del Kazakistan. Il Kazakistan è la terra dei cosacchi, per capirci, 6.500 km da qua circa, e è approdato lì e ha cominciato con l'apertura di un primo ristorante. Adesso ci facciamo raccontare un po' da lui la storia, anche perché con Giorgio Palazzi ci si conosce dai tempi del liceo, pensate un po', e di conseguenza è stato molto bello ritrovarlo e naturalmente gioco forza, quasi obbligatorio e ovvio, decidere di sentirlo e di collegarci con lui. Giorgio, ho detto tutto bene? Hai detto tutto benissimo. Allora, raccontaci un po' come sei arrivato in Kazakistan nel 92, perché in realtà io qui mi sono preso un appunto, parliamo di questo pesarese con la valigia. Già quella volta, quando ci siamo conosciuti, tu arrivavi in seconda liceo dopo aver fatto il primo liceo al liceo italiano di Atene, ed eri appena arrivato con tutto questo tuo atteggiamento molto esotico che affascinò tutta la classe, no? Per cui non sei nuovo a girare il mondo, però siccome sono più di 30 anni che ti sei fermato lì, volevo saperne un po' di più. Guarda, il Kazakistan è uscito fuori durante una mia girovagazione sul lavoro, dove facevo il consulente per una grossa azienda di mobili, vendevano mobili dappertutto, chiaramente essendo io di Pesaro, e quindi mi hanno mandato, il presidente della società mi ha mandato in Kazakistan e mi ha detto: Giorgio, vai a vedere cosa si può fare lì. Io chiaramente sono partito con il Kazakistan in testa, ignorante com'ero nella geografia di questi posti, pensando che era Afghanistan, Turkmenistan, che cavolo ne so. E tu, e infatti anche in agenzia di viaggio mi hanno detto: ma cosa vai a fare in mezzo alla guerra? E dico: ah boh, non lo so. Anche loro non ne sapevano tanto. No, di guerra non ce n'era. Quindi insomma, a parte questo un attimo di defiance, sono partito. Chiaramente sono arrivato in questo paese post Unione Sovietica, con tutte le defiance di questa storia. Naturalmente gli aerei che ho dovuto prendere per arrivare là, l'ultimo tratto, dopo fatto Mosca, Almatà, l'aereo era, non solo non aveva i numeri delle poltrone, perché erano tutto libero, cioè, ognuno va come gli pare, ma non c'erano neanche erano anche rotte le cinture di sicurezza, insomma una roba così, una roba veramente sovietica da quattro soldi. Comunque arrivo in questo paese molto molto strano, dove non c'era la sera, l'elettricità per la strada veniva tolta, buio totale, con gente che veniva assalita da questi rapinatori notturni che andavano in giro a cercare tre ragazze giorni e poi scappo via. Come? Un posto da dire: sto qui 3 giorni e poi scappo via, e invece ci sei rimasto 30 anni. Invece sono stato 30 anni, perché la cosa è cambiata molto velocemente. Nel giro di 2 anni è diventato un paese molto più civile, molto più tranquillo, molto più, diciamo,
molto più attento alle esigenze di uno straniero, soprattutto uno straniero che veniva là a lavorare, no? Quindi, e insomma, dopo mi sono divertito, e quando mi sono divertito ho capito che era anche il momento, ho trovato mia moglie, quindi cioè, mi sono anche sposato, perché che le kazake sono molto belle, molto intelligenti, e anche molto divertenti. Quindi cosa ho fatto? Mi sono sposato e ho deciso di lasciare stare questa grande società e mettermi a fare quello che a me è sempre piaciuto, cucinare. Siccome andavo a mangiare in giro in posti indecenti, dove lo spaghetto condito con il ketchup era una cosa... già prelibata, normale, era già la prelibatezza. Normale amministrazione. Io ho cominciato a dire, ma scusate, ma se io mi metto a fare delle cose semplici, però come Dio comanda, come si deve, qui faccio uno sfragello. Così fu. Ho comprato sto locale sulla via principale della passeggiata e nel giro di 6 mesi incassavamo $10,000 al giorno. Quindi da lì poi ne hai aperti altri. E poi sei diventato lo chef ufficiale, sì, di tutte le autorità kazake, no? Per cui sei diventato proprio... Ho cominciato le trasmissioni televisive, perché la gente mi chiamava a fare i programmi, a fare le masterclass di cucina italiana. Insomma, piano piano ero diventato così popolare che mi fermavano per strada, mi chiedevano gli autori. Io capirai, imbarazzato come pochi, anche perché... sai, il russo non è una lingua facile, e impararla in breve tempo, parlavo come una specie di roba schiodata, cioè era veramente ridicolo. Il mio russo faceva mio figlio, che invece essendo arrivato lì dopo, quando è nato, e dopo 3 anni che era lì parlava già russo, italiano, e dopo ha cominciato a imparare l'inglese, mi prende sempre in giro, dice: papà, basta, non ci provare più a parlare russo. In realtà sono convinto che sia proprio questo che ha fatto di te un personaggio, no? Questo modo di parlare molto basico. Infatti, questo modo di parlare all'infinito, senza coniugare i verbi, tutta questa roba qui mi ha reso popolarissimo. Quindi, da un lato è stata la mia fortuna, anche se dall'altro non mi ha fatto imparare russo, perché era comodo per me continuare così. Quindi... immagino che ci sia anche qualcuno che dice: dai, parlo un po' come Giorgio Palazzi, no? Così tra di loro, quando vogliono divertirsi un po', imitano il tuo accento, no? Guarda, ti dirò un'altra cosa. La mia trasmissione, quando poi ho cominciato a fare questi programmi regolarmente, che andavano in onda alle 5 di pomeriggio, dove facevo la cucina italiana, le ricette italiane, un po' di storia della ricetta. Spasiba van, pricadite, spasiba. Cosa è successo? Che mi sono reso conto che i ragazzini, siccome il mio pubblico era principalmente composto dai, diciamo, 12 anni in su, beh, tutti i ragazzini dei 12 anni alle 5 di pomeriggio, qualunque cosa facevano, lasciavano tutto quanto e venivano in casa a guardare la televisione. E io dicevo: ma dove cacchio vanno tutti questi? E dopodiché mi sono reso conto che andavano a vedere il mio programma perché si pisciavano addosso da ridere. Certo. Perché tutte le mie castronerie. Certo. Poi dopo ripetevano, diventavano degli adepti a questo russo maccheronico. Fantastico. Incredibile. Per cui insomma il prossimo passaggio è diventare un cartone animato, ti manca solo quello, già la fascia, sì, la fascia oraria, sì, ce l'avevi, sì, da lì al cartone animato manca poco. Fare il cartone animato e le classi di cucina in cartone animato. A quel punto sei a posto, ti ho dato un'idea o ce l'avevi già in testa questa idea qua?
o te l'ho data io? Cartone animato ancora no. Ancora no, però, secondo me, alla prossima volta che ci collegheremo, secondo me avrai qualcosa da raccontarci anche di questo. Senti, la situazione attuale com'è, visto, approfittiamo del fatto che tu sei lì in questo momento, la situazione attuale dal punto di vista commerciale, se vogliamo, e imprenditoriale tua, personale, e poi magari con un piccolo accenno anche al tema ovviamente inevitabile del momento, il Covid. Ecco, cioè è tutto condizionato molto dal Covid, nel senso che per esempio noi ristoratori, anche se possiamo tenere aperta, alle 8 di sera dobbiamo chiudere. Quindi per noi è un grande problema, perché molta gente non esce neanche per andare a cena e alle 8 dover tornare a casa. Per cui adesso stiamo aspettando questo mezzo maggio per vedere se riescono a togliere questa imposizione, perché per noi sta cominciando a diventare difficile. Economicamente il Kazak è stato colpito duramente da questa pandemia, e quindi hanno chiuso un sacco di attività, molte risorse sono andate tutte per sistemare, anche perché, guarda, devo dire che come civiltà del paese, noi stranieri anche con la residenza, io sono stato ricoverato per Covid, sono stato una settimana in rianimazione e 10 giorni in ospedale. Ecco, no, io non ho pagato una lira, cioè è tutto stato come se fossi stato un cittadino kazako. Quindi trovo che sia una grande civiltà, ecco. E neanche le medicine, niente, quindi sì. Molto 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 decenti da quel punto di vista lì. E quindi, sai, l'economia in generale ne ha risentito. Certo. Adesso speriamo, vediamo un po'. Qui sto Sputnik stanno facendo tutte le vaccinazioni, ormai hanno credo vaccinato la metà della popolazione. Mi dicevi che tu la popolazione sono pochi, no? Sono solo 18 milioni su un territorio 10 volte grande l'Italia. Mi dicevi, no? 18 milioni su un territorio 10 volte l'Italia. Esatto. Per esempio, io sono a Karagandà, quindi è la città, una delle vicine ad Almatà, e io prendo l'aereo perché sono 1500 chilometri. Vicine? E ci metto fino a un certo punto. Ecco, quindi insomma, sai, è un paese gigantesco, quindi anche le problematiche sono gigantesche. Ecco. L'unica cosa che può funzionare meglio che da noi è quello che viene chiamato il distanziamento di sicurezza, essendo pochi su un territorio grande, il distanziamento è tranquillo, insomma. Allora, quelli che dicono, qui si chiedono, ma perché così vicini a un metro? Esatto. Cioè, la domanda è, quando si propone il metro, perché dobbiamo stare così vicini? Perché di solito stanno, esatto, tutti un po' più lontani, sicuramente. Vicini? E quella è alla soglia della battuta, però in realtà è vero, insomma. Quello è l'unico problema, sì, che non, sì, c'è. Nonostante qui, poi Almatà sia una città da quasi 2 milioni di abitanti. Sì, infatti. Mentre qui sono 600.000, io mi ritrovo molto meglio, perché secondo me è più una città a dimensione Duomo, tipo Pesaro, capisci? Quando mi ritrovo ad Almatà, dove quando prendo la macchina per fare qualunque tipo di cosa mi ci metto 2 ore perché sono in mezzo al traffico, capisci? Tu adesso hai quanti ristoranti e come ti stai muovendo? In televisione hai ancora il tuo programma? Qual è la tua situazione? Così per farci un po' di fatti tuoi. Guarda, la televisione è quella che viene fatta per adesso. Non ho un programma fisso, mi sono rifiutato perché non ho più le energie di stare sempre lì a preparare i programmi, eccetera eccetera, ma mi chiamano continuamente per fare dei programmi, voglio dire, così estemporanei, tipo, non so, oggi ti andrebbe di fare i gnocchi in televisione? Dico, va bene, non c'è problema. Ecco, questa è la mia televisione. Poi, per quanto riguarda invece i ristoranti, per adesso io ho chiuso e venduto quello che era ad Almatà, e adesso ho aperto questo in Karagandà, e adesso molto presto probabilmente ne aprirò un altro ad Almatà.
molto più grande, dentro un centro commerciale, insomma, un'idea che mi è piaciuta molto, per cui ve ne farò partecipi quando sarà fattibile. Molto volentieri. Dopodiché tutto il resto è come prima. È come prima, si procede. E hai mantenuto il tuo marchio, i ristoranti si chiamano Pomodoro, l'avevi dovuto anche registrare perché stavano crescendo i ristoranti Pomodoro abusivi in tutto il Kazakistan, vero? Avevo letto. È vero, è verissimo. Comunque, il mio Pomodoro c'è sempre ed è l'unico registrato ufficialmente. Bene, Giorgio, allora ci siamo quasi, abbiamo quasi concluso. Durante la nostra chiacchierata sono passate molte immagini che avevamo scelto con fotografie e con filmati. Immagino che tu lì sia diventato un punto di riferimento dopo tanti anni anche per gli italiani. Cosa possiamo dire ai nostri telespettatori? Se devono fare un salto in Kazakistan, ti devono cercare? Gli dai qualche dritta? Una cosa che ti posso dire, ed è la cosa che mi fa più ridere di tutte, è che gli italiani che vengono qui in Kazakistan conoscono già me, perché come nomea, come fama, eccetera, eccetera, e addirittura non vanno più neanche agli uffici ICE, perché dicono che le informazioni che do io sono molto più attendibili. Saranno contenti i dignitari e i vari addetti del consolato. Sì, anche della diplomazia, perché sai, lì è organo della rappresentativa diplomatica, quindi, però qui, capisci, qui la gente vuole la praticità. Io quando mi chiedono, dico, ma cosa devo fare per fare? Non mi chiedono di riempire, non gli chiedo di riempire un formulario, una cosa di... Come chiede praticamente l'ICE, dice devi che tutto vatto per scritto, per cui io mi metto lì, chiacchiero, loro prendono appunti e sono tutti felici. Ecco. Perfetto. Senti, il rapporto con Pesaro invece? Io Pesaro l'adoro come sempre, purtroppo sono lontano, quindi che c'è da fare? Attraverso i social mantieni comunque un'attenzione particolare alla città. Io capisci ciò. Stai seguendo quello che viene fatto in città, che cosa facciamo, le varie vicissitudini. Ho visto che insomma ogni tanto interagisci. Sì, seguo anche perché io ho gli amici che poi mi informano. Poi sono venuto anche recentemente, prima che scoppiasse la pandemia, insomma, ho visto le cose. Cioè, Pesaro è la mia città, quindi non c'è niente da fare, è un legame, credo che sia ombelicale, cioè non è possibile farne a meno, ecco. Bello sentirtelo dire, però... bello che l'hai detto e l'hai raccontato ai nostri telespettatori. Siamo in chiusura, vuoi prenderti una battuta finale? Da dire ai nostri telespettatori? Ho lasciato come impegno inderogabile a mio figlio Mattias, quando io lascerò questa valle di lacrime, siccome voglio essere cremato, ho detto guarda, mi raccomando, non voglio essere seppellito nella steppa, quindi questa cosa delle ceneri portale alla tomba di famiglia e seppelliscimi lì, ecco. Mi hai cambiato un'immagine, almeno... Già ti immaginavo con tutti i cosacchi che precedevano il trasporto, invece così, è più bello così, va bene. Ne abbiamo ancora per tanti e tanti anni ancora, Giorgio, tranquilli, siamo tranquilli e fiduciosi. Sì, sì. Grazie allora. Poi come vedi, allora, sono tutto sciupato. Allora, siamo in chiusura. Allora Giorgio, io ti ringrazio, ricordo ancora ai nostri telespettatori che ci siamo collegati con il Kazakistan circa 6500 km da qua per parlare con uno di quei pesaresi con la valigia che portano il nome della nostra città in giro per il mondo. Lui è stato con noi, è Giorgio Palazzi, chef di grande fama in tutto il Kazakistan e a questo punto non solo, grazie alla sua abilità in cucina, alla sua abilità imprenditoriale come apertura di ristoranti e anche alla sua abilità come performer televisivo. Meglio di così non si può. Giorgio, ancora grazie, continuiamo a sentirci e aggiornaci sulle novità dal Kazakistan. Certo, Paulino.
Grazie ciao. Mille Paolo, ciao, ci ciao. Risentiamo presto. Ciao. Grazie, grazie, grazie Giorgio. Ciao, 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 ciao. Ciao. Si conclude allora questa chiacchierata, avventurosa chiacchierata internazionale. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento, come sempre, a un'altra puntata di Casa Rossini. Restate sempre con i programmi di Rossini TV.